Amici di canalecaccia.tv, siamo qui a Caccia Village, siamo all'interno dello stand Beretta e tu giochi in casa due volte, caro Luca. Luca degli Innocenti, responsabile e capo della comunicazione Beretta, perché? Lo diciamo con un certo orgoglio. Con tanto orgoglio. Con tanto orgoglio, sei anche tu perugino. Esattamente, perugino doc. Venire qua è tornare a casa mia. Adesso parliamo con l'azienda, gli diciamo vacanza, che... In vacanza non direi, però... Però è tornare a casa. È un piacere averti ai microfoni. È un piacere nostro. Abbiamo parlato di PB Solution, abbiamo parlato di tiro, parliamo anche di caccia in casa Beretta. Beh, siamo a Caccia Village, per cui non potevamo farne per meno. Per cui la caccia è assolutamente primaria e fondante rispetto alla comunicazione e a tutte le armi che abbiamo qua, armi e accessori che abbiamo qua. Non a caso ci troviamo con questa parete alle spalle, che è una bella foto evocativa della nostra missione verso, in questo caso, la carabina, quindi il big game, i cinghiali. È una foto in cui si vede BRX, che ormai tutti la conoscete come un successo commerciale che si sta evolvendo sempre di più. In questo caso, così parliamo di prodotto. È una piattaforma veramente che ha, cioè, delle prospettive veramente veramente interessanti. Ci auguriamo proprio questo. Il progetto è nato 2 anni e mezzo fa. Sì, quasi tre anni fa, esatto. Per cui c'è stata una veloce evoluzione grazie anche a quella che è stata la risposta del mercato. Esattamente. Non solo sul mercato nazionale, ma sul mercato internazionale in generale. Hai toccato tutti i punti chiave, è proprio così. Da poco l'abbiamo presentata ed è disponibile anche negli Stati Uniti. E per quanto riguarda la gamma prodotto c'è stata una costante evoluzione e nei calibri e nelle soluzioni per ogni tipo di caccia e quindi di cacciatore. In questo caso abbiamo una versione con polimeri arancio, quindi dedicata alla battuta, è un'alta visibilità, abbiamo le mire metalliche e poi altre cose che verranno in futuro. Non possiamo non citare, oltre alla parte di carabina, tutto quello che è il semiautomatico che vedi qua alla mia sinistra, per cui anche qui Beretta è leader, quindi tutto sommato ci presentiamo come dei portatori di soluzione per il cacciatore, affinché... Mi piace questa espressione, Luca, portatori di soluzione per i cacciatori. Esatto, affinché uno possa vivere la propria passione per l'attività venatoria al meglio delle possibilità con i migliori prodotti. Che significa con migliori prodotti? Oltre all'arma, tutto l'ecosistema che noi siamo in grado di fornire. Quindi c'è sì l'arma, ma ci sono anche le munizioni, ma c'è anche l'abbigliamento e tutta la parte di componentistica accessoria, quindi le ottiche. Okay? Per noi è una missione questa, quindi essere a Caccia Village con questo pubblico estremamente endemico, competente. Sì, estremamente competente. Estremamente competente, ci mette alla prova ed è un banco di prova rispetto a: i nostri prodotti sono funzionali per quello per cui li proponiamo? Per cui è anche un importante momento di raccolta di feedback. Beh, questo è una cosa fondamentale perché, diciamo, rappresenta Beretta l'eccellenza a livello mondiale e il marchio leader trainante un po' di tutto quanto il movimento per quello che riguarda l'Italia. È un nome che ormai conoscono tutti nel mondo, ma questa idea ancora di dover trarre dei feedback da chi poi utilizza le nostre armi, che diventa e fa parte del DNA dell'azienda, è veramente fondamentale. È anche una forma di rispetto nei confronti praticamente dei nostri utenti. Cioè, noi siamo qui, li stiamo ad ascoltare e cerchiamo di fornire le soluzioni condivise che ci vengono anche suggerite. E la parola chiave è esattamente rispetto. È l'onere di un onore. Ok, un onore è un onere che durano da quasi 500 anni. Perché lo ricordiamo, nel 2026 l'azienda Fabbrica d'Armi compirà 500 anni di storia e questa eredità che abbiamo sulle spalle è un'eredità che va coltivata e custodita con cura ogni giorno.
pesante, ma avete le spalle grandi per poterla sorreggere in maniera piena, perché l'azienda veramente non sta mai ferma. Tu hai parlato di tutto anche il settore munizionamento. Bene, oggi Beretta è leader anche in quel settore, perché circa 2 anni fa è stato acquisito praticamente in blocco, no? Oggi l'azienda, se non sbaglio, conta circa 6.000 dipendenti. Sì, un po' di più di 6.000 dipendenti sparsi in tutto il mondo, non l'azienda Fabbrica d'Armi, ma Beretta Holding, esatto, di cui Fabbrica d'Armi fa parte. Fa parte. Esattamente. Un'ultima considerazione, Beretta ha sempre creduto in questa fiera, Luca. Sì. Tu sai, io sono molto vicino a questa fiera perché l'abbiamo fatta nascere, e Andrea Castellani è riuscito a dare continuità a questo lavoro incredibile, ad avere tutta questa gente, tutti questi amici appassionati. Anche quest'anno, in qualche modo, la presenza con uno stand così importante penso che stia proprio a significare la vicinanza sia di Beretta a Caccia Village, ma anche a tutto il mondo del centro-sud e parte anche delle regioni del nord che ci fanno visita in questi 3 giorni, che sono 3 giorni di entusiasmo. Assolutamente, è proprio come dici tu, noi crediamo in questa fiera. Un plauso ad Andrea Castellani, che ci mette passione, e noi seguiamo la traccia della sua passione e siamo qua in forze, perché come hai detto uno stand molto grande e molto completo, abbiamo portato tutta la gamma prodotto, abbiamo portato buona parte della nostra offerta di abbigliamento, per cui non è una presenza tanto per esserci, proprio perché ci piace, come avviene peraltro a livello italiano anche con la fiera di EOS, ci mancherebbe, però ci piace essere presenti e soprattutto ci piace essere in contatto con le persone che usano i nostri prodotti e le nostre armi. È fondamentale, non vogliamo stare su un piedistallo, piuttosto stiamo un passo indietro rispetto al nostro cliente, che per noi è sacro. Belle parole, Luca, io ti ringrazio. Oggi sta andando piano piano a scemare diciamo il primo giorno di fiera. E alziamo lo sguardo e vediamo veramente ancora tante migliaia di persone qui dentro. Sì. Stamattina era impossibile avvicinarvi, cioè qua, non si riusciva, non riusciva a passare. No, era veramente impossibile, ma è tutte le volte così. Io ricordo il mio primo Caccia Village e rimasi impressionato dalla marea umana che come un'onda veniva contro, e a un certo punto non si capiva più dove fossimo. È il bello di Caccia Village. Toglimi una curiosità, è vero che è arrivato uno staff di oltre 30 persone qui di Beretta? Sì, siamo oltre 30. Veramente. Siamo oltre questo, 30. Questo, amici cacciatori, per dirvi e darvi anche l'idea dell'impegno, perché una manifestazione di questo genere è il coniugio di 3 elementi, l'organizzazione, le aziende e il pubblico. Quando questi 3 fattori si uniscono, questa è la miglior risposta che c'è a tutti coloro che continuano ad venirci, diciamo, addosso, urlano, strepitano. Questa è una risposta con i fatti. Sì, hai detto 3 fattori che li potremmo riassumere in un fattore solo, che per noi, peraltro, per noi di Beretta è il fattore fondante, le persone, è il capitale umano. Come vedi, come avete potuto vedere, sono tantissimi giovani, ecco, io sono diversamente giovane, giovane nell'animo quantomeno, però avete visto quanti ragazzi dell'azienda sono qua, sono ragazzi che tutti i giorni, ogni giorno danno il loro contributo affinché si possa crescere e ci si possa migliorare, e questa è una magia commovente. Grazie Luca. Grazie a voi.